Catherine Rosemary Beckinsale, conosciuta come Kate Beckinsale, è un'attrice e modella britannica. È nota principalmente per i suoi ruoli da protagonista nei film Pearl Harbor, Quando l'amore è magia, Serendipity, Van Helsing, The Aviator, Cambia la tua vita con un click, Una sola verità, Stanno tutti bene, Everybody Has a Fine, Total Recall, Atto di forza e nella serie di film di Underworld. Nel 2016, ottiene il plauso della critica per la sua interpretazione nella commedia Amore e inganni, tratta dal romanzo Lady Susan di Jane Austen. Kate nacque nel 1973, unica figlia di Judy Lou e Richard Beckinsale, attori inglesi, attivi principalmente in televisione. Nel 1979, all'età di neanche 6 anni, Kate perse il padre morto a soli 31 anni a causa di un infarto che lo colse nel sonno. A seguito di questo evento, che la colpì profondamente, Kate sviluppò una forte ansia e la paura che qualcosa di brutto potesse succedere da un momento all'altro. Venne appurato che la morte era dovuta a un difetto congenito e che Beckinsale lamentava già da giorni il malessere diffuso, soprattutto alle braccia, e ad alcuni colleghi aveva confidato di avere sensazioni di morte e di essere preoccupato, nonostante fosse in generale una persona molto tranquilla e per niente soggetta a stress. La sua morte colse tutti di sorpresa. In seguito, la madre iniziò una relazione con il regista Roy Battersby e Kate crebbe con i suoi 5 figli. Kate ha una sorellastra, figlia di primo letto del padre, l'attrice Samantha Beckinsale. Intorno ai 15 anni prese a soffrire di anoressia nervosa. Superato il problema, dopo il diploma, si iscrisse all'Università di Oxford, dove seguì corsi di letteratura e lingua russa e francese. Al terzo anno si trasferì a studiare a Parigi, dopodiché lasciò gli studi per dedicarsi alla carriera di attrice. La sua prima apparizione è avvenuta nel 1975, nella serie TV Couples. Nel 1993 esordì nel cinema nella parte di Hero in Molto rumore per nulla, tratto dall'omonima commedia di William Shakespeare, al fianco di attori come Emma Thompson, Kenneth Branagh, Denzel Washington, Michael Keaton e Keanu Reeves. Il film che le ha dato la fama è stato Pearl Harbor, nel quale ha interpretato la parte dell'infermiera Evelyn Johnson. Il film della consacrazione è stato Underworld, nel quale ha interpretato il ruolo della protagonista vampiro Selene. Il 2004 è stato per Kate Beckinsale un anno ancor più significativo, per l'uscita dei film Van Helsing e di The Aviator. Nel 2006 è tornata a vestire i panni di vampiro nel sequel Underworld, Evolution ed è stata co-protagonista nel film Cambia la tua vita con un click dello stesso anno. Nel 2007 Kate ha recitato in Snow Angels e come protagonista nel film Horror Vacancy, insieme a Luke Wilson. Tra il 2008 e il 2009 la Beckinsale ha partecipato alle riprese del film Una sola verità, uscito direttamente in DVD per il mercato americano in aprile 2009, successivamente le scene thriller Whiteout, Incubo Bianco sono state girate ad aprile 2008 in Canada, il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 2 ottobre 2009. Ancora nel 2009 è uscito nelle sale americane il film drammatico Winged Creatures, Il giorno del destino girato nel marzo 2008 e pubblicato in Italia in DVD nel luglio dello stesso anno. Il 4 dicembre 2009 è uscito nelle sale americane il film drammatico Stanno tutti bene, Everybody Has a Fine remake statunitense dell'omonimo film di Giuseppe Tornatore. All'inizio di ottobre 2009 Kate è stata eletta la donna più sexy da Esquire, nota rivista maschile statunitense. Nel 2011 ha vestito per la terza volta i panni del vampiro Selena nel quarto film della saga, Underworld, Il risveglio, il primo dei 4 uscito in 3D e contemporaneamente nelle sale di tutto il mondo, nel gennaio dell'anno successivo.
Nello stesso anno ha lavorato con Colin Farrell e Jessica Biel in Total Recall, remake del film Atto di Forza interpretato da Arnold Schwarzenegger. Nel 2016 torna nuovamente in azione nei panni della vampira Selene nel quinto capitolo della saga Underworld, Blood Wars. Beckinsale è stata legata 8 anni, dal 1995 al 2003, all'attore gallese Michael Sheen, dal quale ha avuto una figlia, Lilimo, nel 1999. Nel 2002, durante la lavorazione del film Underworld, Beckinsale convinse il regista Len Wiseman a introdurre nel cast il compagno Michael Sheen, in modo da trascorrere più tempo con la sua famiglia durante i mesi di ripresa lontano dal Regno Unito. A Sheen venne infatti affidato il ruolo dell'antagonista principale, il licantropo Lucian. Intanto Kate e il regista si innamorarono sul set e il 9 maggio 2004 si sposarono. Nel novembre 2015 la coppia annuncia la separazione per poi divorziare nel 2016. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Kate Beckinsale è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.